Cari amici, buongiorno e benvenuti nella redazione di CorrierealtoMilanese.com. Oggi diamo inizio alla nuova rubrica che con l'obiettivo di farla diventare un appuntamento settimanale. Parleremo e cercheremo di conoscere meglio dei personaggi di Magenta, dei volti noti, meno noti, magari non conosciuti al grande pubblico, e sveleremo così chi c'è dietro a dei visi di uomini e donne. Oggi pomeriggio siamo in dolce compagnia, non poteva essere diversamente che l'inizio di questa nuova rubrica potesse esserci una donna, e siamo qua con Marina Cornacchiari. Ciao Marina. Ciao, grazie dell'invito. Allora Marina, iniziamo subito. Prima domanda, chi è Marina Cornacchiari? È un medico che lavora qui all'ospedale di Magenta in un reparto che è quello di nefrologia e dialisi dal 1990, quindi da tanto tempo. Allora, tu sei un medico, lavori a Magenta in un reparto particolare. Da quando è nata questa cosa? È una cosa che ti porti dietro dai sogni di bambina o ti sei formata nel tempo? No, devo dire che sono stata molto fortunata, nel senso che ho deciso di fare il medico quando avevo 10 anni, perché mio papà si è sentito male, ha avuto un malore, una cosa banale col seno del poi, ma io lì mi sono molto spaventata e ho deciso di fare il medico. A questa prima motivazione poi se ne sono aggiunte tante altre legate proprio anche al volere fare qualcosa anche per gli altri, come poi vedremo successivamente. Quindi quasi una predestinata? Sì, direi di sì, nel senso che ho sempre saputo dove andare, questo mi ha molto facilitato la vita. Senti, i lati migliori del tuo carattere? Che sono abbastanza accomodante, sono un po' impulsiva, però direi che in genere cerco di andare d'accordo con tutte le persone. In generale quasi tutte le persone mi piacciono, è difficile che di primo acchito ci sia qualcuno che scatto a priori. Merce rara, direi, visti i tempi. Senti, il tuo difetto? Che sono un po' impulsiva e quindi certe volte quando c'è qualcuno che mi fa arrabbiare magari esagero un po' nei toni, fermo restando che poi cerco sempre di chiedere scusa anche quando c'ho ragione, perché non mi piace rimanere arrabbiata con le persone. Senti, la volta che ti sei sentita più felice nel tuo lavoro? Ma direi che non c'è una volta particolare, tutte le volte che faccio qualcosa di buono per un paziente, per una persona, sono contenta, anche perché comunque fare il medico non è una cosa semplice. Molto spesso tante decisioni sono difficili da prendere, molto spesso fare diagnosi non è facile, e quindi poi quando tu fai qualcosa di buono comunque ti senti felice per te stessa e per il paziente. Io ho la fortuna di lavorare poi in ospedale con un gruppo di persone con cui lavoriamo insieme da molti anni, con cui c'è molta confidenza e quindi c'è un aiuto reciproco, e questo aiuta anche a farti piacere il tuo lavoro. Non mi sono mai annoiata di fare quello che faccio e spero di non annoiarmi fino alla pensione. Non c'è mai stato un momento difficile dove ti sei chiesta chi me l'ha fatto fare? No. Beh, questo è a tuo merito. Beh, forse anche una fortuna. È una fortuna, ma anche perché sei brava. Questo non lo so, diciamo che te l'ho detto, sono molto fortunata di aver avuto questa strada tracciata nella vita, a scegliere un lavoro che poi mi è sempre piaciuto di più. Se tornassi indietro risceglierei di fare il medico, di fare l'infermiera, comunque di lavorare in questo campo. Senti, secondo te in generale quali sono le cose da migliorare nell'ospedale di Magenta? Mi fai una domanda enorme. Mi fai una domanda enorme, difficilissima, non posso risponderti in 5 minuti. Per cui passiamo ad altro. Senti Marina, allora abbiamo detto tu sei medico, sei di Magenta, un'altra cosa preziosa che porti avanti è che sei referente di un'associazione. Ce ne parli?
Sì, faccio parte di questa associazione ormai dal 1998-97, quando abbiamo deciso di costituirla. Che si chiama? HET Onlus, quindi poi il sito è www.hetonlus.org se qualcuno poi gentilmente vuole andare a vederlo. È un'associazione lombarda-piemontese che ha dei progetti in Madagascar e in Paraguay. Sono progetti di tipo sanitario, però da qualche anno al progetto sanitario di per sé abbiamo aggiunto questi altri progetti che consistono nel far studiare delle persone. Quindi c'è una ragazza in Madagascar che si chiama Janine, che ha finito l'università, è medico e adesso sta finendo cardiologia, la specializzazione. Un'altra sempre in Madagascar che si chiama Virginie, che è diventata anestesista, e poi abbiamo in Paraguay tre ragazze che stanno studiando scienze infermieristiche. Una è già diplomata ed è stata la prima infermiera degli Indos nel Chacos ad aver ottenuto un diploma di questo tipo, per cui siamo molto orgogliosi. Quindi anche questa cosa è una cosa che a me quasi piace ancora di più che non i progetti di tipo medico, perché poi aiuti proprio anche una singola persona, e da questa singola persona poi può nascere un bene veramente ancora più grande di quando tu vai a semplicemente tra virgolette vai a curare una persona. La cura finisce lì ed è importantissima, perché se no questa persona muore. Però se tu permetti a un'altra persona di studiare e poi di farsi strada nella vita e di moltiplicare quello che tu dai a ventaglio. Quindi noi speriamo che questi infermieri, questi medici possano poi fare tante cose buone lì dove loro sono nati, speriamo. Senti, per chi volesse contattarti, aiutare, interessato, cosa deve fare? Beh, può scrivere sul sito. E qui scrive, chi è interessato, sì. Scriva. Sul sito www.htonlus.org, oppure io lavoro a Magenta in dialisi marina, ci sono solo io di medico, anche se non si dimentica il cognome, quindi mi può contattare. Oppure venite qua in redazione, sì, a chiedere a Francesco Bienati. Benissimo. Senti Marina, progetti per il futuro di questa associazione qui, dove ti vede protagonista? Beh, progetti futuri, noi scendiamo tutti gli anni o uno o due gruppi appunto in Madagascar o in Paraguay, e andiamo in questi posti appunto per portare avanti un po' il progetto, per vedere più che altro come evolve, perché noi sul posto non abbiamo nessun membro della nostra associazione, quindi l'ospedaletto ad esempio che sosteniamo in Madagascar non è nostro, è di una comunità di suore, comunque ha tutto uno staff locale ad esempio, quindi noi andiamo giù per vedere come evolvono le cose, se tutto va come deve, oppure andiamo a vedere se queste ragazze comunque studiano e quindi sfruttano in modo adeguato l'aiuto che viene dato. Poi abbiamo un chirurgo che non è piemontese, che va tutti gli anni e quindi affina le capacità in questo caso in Madagascar a Ishonala, del chirurgo locale, che comunque è uno molto bravo, si chiama dottor Fanunzo. Che salutiamo. Ciao dottor Fanuzzo, se vuoi anche tu sarai ben invitato. Senti Marina, tu sei di Magenta, sì. Cosa ti piace di Magenta e cosa cambieresti? Ma io sono una lombarda, nel senso che mi piace tutto la Lombardia, e qui di Magenta mi piace la calma, la tranquillità, il fatto che comunque siamo un po' provincialotti in senso buono. Mi piace il fatto che comunque ci si conosce tra tante persone, che ci sono persone che possono darti una mano vicendevolmente, come nel caso mio e tuo, insomma, anzi sei più tu che hai dato una mano a me e non viceversa, però insomma questo mi piace. Cambiare, sai, tutto è migliorabile, però non potrei dire che c'è qualcosa che voglio cambiare in modo assoluto. Sì. Senti, se dovessi uscire a cena, con che attore usciresti? Con Richard Gere. Ah, però. Bello che non uscirebbe mai con me, però. Non si sa mai, Marina, anche lui. Senti, film preferito? Ma ce ne sono tanti e cambiano con gli anni. Non so, Il paziente inglese, Apocalypse Now mi è piaciuto molto, Avatar, quindi sono, dato che il cinema è una cosa che mi piace, vedo tantissimi film e quindi
Dipende dal periodo, dipende anche dalle emozioni che vivi in un determinato momento, quello che può piacere di più o di meno. Senti, una canzone che ti ricorda qualcosa di importante? Qualsiasi canzone di Claudio Baglioni, di cui sono una fan strepitosa, scusate. Il buon Claudio. Senti, allora, tu ci hai detto che sei diventata medico, sei una predestinata, l'hai voluto da bambino. Da bambina, hai dei sogni adesso, visto che sei ancora giovane, che vorresti realizzare? No, continuare a fare il mio lavoro e una volta che andrò in pensione continuare a rendermi utile in qualche modo per gli altri, spero in Madagascar o in Paraguay, oppure anche qui, non è che necessariamente uno deve andare chissà dove per poter fare qualcosa di buono. Certo, io ho quei progetti lì, quindi sperando che questi progetti proseguano nel tempo, è probabile che passerò parecchio tempo lì. Senti, un po' anche con mio marito, perché sennò guaia dopo, giusto, dopo diciamo la pensione, che la Marina dopo la pensione divorzi. Oltre alle tante cose, la Marina è anche sposata, per cui. Senti, se non avessi fatto il medico, cosa avresti fatto? Ma c'era il mio professore di matematica che non so per quale motivo a tutti i costi voleva che io facessi l'insegnante. Non so se ci aveva preso o non ci aveva preso, però può essere che avrei fatto. Materie preferite? Matematica o fisica o scienze, queste cose non letterarie in genere. Senti Marina, l'ultima domanda. Se tu dovessi dare dei consigli ai nostri ragazzi, cosa diresti? Beh, che bisogna cercare di focalizzarsi per avere un sogno, per avere una prospettiva da poter realizzare, che non bisogna comunque perdersi d'animo, nel senso che per dire, io al liceo non è che avessi dei voti bellissimi, però poi all'università sono andato, ho fatto una cosa che mi piaceva molto e i voti sono cambiati, quindi bisogna sempre, ecco, penso cercare di avere un sogno, di avere qualcosa, un obiettivo da raggiungere, questo penso che sia importante per tutte le cose, anche nei momenti di difficoltà, il fatto di avere un obiettivo da cui raggiungere ci aiuta a superarli, se non ce l'hai penso che sia molto più difficile, per quello che mi ritengo fortunata, oltre al fatto, se posso aggiungere, perché ho una bellissima famiglia a cui ci vogliamo molto bene, a parte mio marito, ma proprio una famiglia allargata e mio papà che adesso non c'è più, mia mamma, i miei due fratelli a cui voglio molto bene, che mi vogliono molto bene, la famiglia di mio marito, poi alcuni amici che io so che sono veri amici, quindi insomma mi sento fortunato, non so come dirtelo, però è così, spero che continui la fortuna. Va bene, allora cari amici, concludiamo la prima puntata, salutiamo e ringraziamo Marina Cornacchiari, ciao a tutti, alla prossima settimana. Grazie.